No, sinceramente no, perché questi per noi erano 6 punti, non 3. E poi per come è iniziata la partita sicuramente era uno scalare la montagna, però devo dire la verità che io sono rammaricato da un certo punto di vista vedendo quello che è successo in campo, perché la squadra ha reagito e non solo a livello nervoso, ma ha reagito portando dei contenuti. Secondo me, cerco sempre di poi fare delle analisi analitiche, andiamo via da un campo come questo contro una squadra che ha grandissimi valori e organizzazione, con 6 parate del portiere avversario, secondo me alcune veramente importanti, e con una prestazione dove nella fase centrale del secondo tempo mi sembrava di riuscire anche a dominare il gioco. Siamo entrati negli spazi tra le linee, è normale che se uno guarda solo gli ultimi 10 minuti, dove siamo in 10, rimaniamo con una linea 5 schierata e facciamo un blocco difensivo basso, vai a casa con un'idea diversa. Però sinceramente sono soddisfatto della prestazione, ma sono un pochettino amareggiato per il risultato. Ovviamente è banalità dire che te lo avessero detto prima di prendere un punto a Pescara, uno dice faccio la firma, però io penso che i ragazzi oggi si sono in parte superati. Dispiace perché il calcio d'angolo, la marcatura individuale sono aspetti su cui lavoriamo e dobbiamo migliorare, però dentro il campo si sono viste delle cose interessanti. Ma io penso che insomma dentro la partita ci sono sempre tante dinamiche, soprattutto emotive, ed è normale che se lei si mette nei panni di una squadra che viene a Pescara, va sopra con il risultato 2-1 e poi fa dal 28esimo del secondo tempo in 10, non penso che usare 20 secondi in più dei 30 a disposizione del portiere sia un problema. Il problema è che il primo gol è in fuorigioco di 1 metro, e questo è evidente sulle immagini. Però io parlo di pesare una situazione del genere con una perdita di tempo dove lei ha visto qualcuno fare finta per i crampi? No, e questo invece va imparato, perché lo fanno in Champions League e bisogna imparare a farlo anche in Serie C. Però ripeto, io settimana scorsa perdo un giocatore 2 mesi in area, faccia disintegrata, e non ho rigore. Non c'entra niente, gli arbitri non vanno commentati, dobbiamo commentare solo le prestazioni. Questa squadra ha dei valori, lavoriamo tutti i giorni, continuiamo sul quotidiano e guardiamo avanti. Se vieni qui con la personalità di voler tenere la palla, giocare a metà campo avversaria, lo puoi fare se hai il lavoro dietro, altrimenti improvvisi. È normale che quando ti difendi poi devi anche essere in grado di difenderti, ripartire, saper soffrire, saper raddoppiare, aiutare i compagni. La squadra che ha un approccio sbagliato alla gara poi non può fare quella reazione lì. Noi eravamo in partita, l'episodio è un episodio, purtroppo ci ha condizionato un'altra volta, però adesso non vorrei essere ripetitivo, quel gol lì non c'era, punto. Io devo pensare a come la squadra ha reagito, come la squadra ha interpretato una situazione di difficoltà. Si sono aiutati, oggi devo dire, e non solo per il gol di Rubin, che chi è entrato ha aiutato, da Eleuteri, da Lombardi, De Respini, se questo è un aspetto su cui le altre volte invece avevamo peccato. Quindi portiamo avanti con serenità il nostro lavoro e cerchiamo di migliorare le criticità. No, la personalità di voler, ripeto, essere dentro la partita e non viverla in maniera passiva. Qua è uno stadio, voglio dire, che ti coinvolge, e la squadra, se guardiamo la rosa del Pescara, andiamo via e siamo soddisfatti per quel punto che abbiamo preso. Però a me è piaciuto il fatto di creare densità sugli esterni, cercare le manovre con le sequenze sugli esterni e poi attraversare il campo. È una cosa che pian piano ci sta riuscendo sempre di più, l'avevamo vista anche settimana scorsa per 1 ora, oggi l'abbiamo vista, ripeto, nel momento più difficile, nella fase centrale del secondo tempo. Ero fiducioso prima della partita e continuo ad esserlo.